Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca. Andiamo a Pescara perché sono stati catturati nel tardo pomeriggio di ieri due cittadini romeni che in giornata proprio ieri avevano tentato la fuga dal carcere di Pescara. Fondamentale la collaborazione tra squadra mobile, squadra volante e cittadinanza. Vediamo. È durata poche ore, anche a causa del caldo che hanno tolto loro le forze, la fuga dei due evasi nella giornata di ieri dal carcere di Pescara. A catturarli sono stati gli agenti della volante e della mobile che sin da subito avevano avviato le ricerche con diverse pattuglie, oltre che all'ausilio di un elicottero. I due detenuti di nazionalità romena, di 22 e 25 anni, si erano nascosti poco distante dalla casa circondariale. È stata una zona sempre presidiata, tant'è che loro non si sono mossi da un canneto, poi abbiamo capito che era un canneto lì alle spalle della casa circondariale, per tutto il tempo. Nel momento in cui hanno alzato la testa, perché probabilmente anche stremati dal caldo per abbeverarsi e cercare di rifocillarsi lì vicino, sono stati notati da un residente, ci ha chiamati costantemente al telefono con noi, siamo arrivati a una breve fuga appiedata con scavalcamento di cancelli di varie abitazioni fino poi a essere inchiodati lì in una traversa di via San Donato. Ancora una volta è stata fondamentale la collaborazione con la cittadinanza. È una cosa che io personalmente ripeto sempre, la collaborazione tra tutti coloro che si trovano su un determinato territorio, siano civili, siano militari, siano forze di polizia, è fondamentale perché da soli poco possiamo fare, ma forse con il contributo di tutti riusciamo dove il singolo non può. Si tratta della terza evasione nel giro di poco meno di un mese e mezzo dal carcere San Donato. Lo scorso 11 luglio un detenuto egiziano 21enne era evaso ed era stato poi rintracciato e arrestato 8 giorni dopo. Ancora cronaca, un pakistano di 31 anni, residente da circa 3 anni a Chieti e impiegato in un'attività di lavaggio auto, è stato raggiunto da un decreto di espulsione amministrativa per motivi di ordine e sicurezza pubblica emesso dal prefetto di Chieti, in quanto ritenuto socialmente pericoloso ai sensi della normativa di prevenzione. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del ROS e del comando provinciale di Chieti, coadiuvati dall'ufficio immigrazione della questura di Chieti. Gli elementi alla base del provvedimento prefettizio di espulsione sono stati raccolti nel corso di una complessa indagine condotta dal ROS e dal comando carabinieri di Chieti sotto la direzione della Procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo dell'Aquila. Le indagini dirette dal procuratore della Repubblica Michele Renzo e dal procuratore Simonetta Ciccarelli hanno consentito di raccogliere una serie di elementi indicativi di un rapido processo di radicalizzazione. L'approfondito monitoraggio delle attività eseguite sul web e tramite profili social dal pakistano, oltre a evidenziare la pubblicazione di foto e commenti inneggianti alla formazione di un califfato islamico e alla jihad, sentimenti di odio e disprezzo per le istituzioni democratiche e un complesso disinteresse verso l'integrazione nella comunità italiana, hanno consentito di cristallizzare una serie di condotte orientate alla propaganda e al sostegno in favore di alcune organizzazioni di segnalata natura estremista o comunque ad esse vicine o riconducibili. Attualmente il 31enne è stato condotto in un centro per rimpatri con ordine di trattenimento del questore in attesa di procedure tese all'allontanamento dal territorio nazionale italiano. Cambiamo argomento adesso. Dopo il Ferragosto ripartono le vaccinazioni presso gli hub vaccinali della provincia di Pescara. Sabato previsto un open day per i cittadini over 12 anni. A lanciare l'appello a sottoporsi al vaccino è Rossano Di Luzio, responsabile delle vaccinazioni della ASL di Pescara. Facciamo un punto sulla situazione per quanto riguarda le vaccinazioni Covid-19 sulla provincia di Pescara. Quali sono i dati? I
dati sono molto buoni, abbiamo vaccinato fino ad oggi il 79% della popolazione vaccinabile con la prima dose e il 65% ha effettuato tutte e due le dosi, quindi sono dati che sono al di sopra della media nazionale. Passato il Ferragosto ci sarà sicuramente un'accelerazione, infatti per la provincia di Pescara il 21 sabato è previsto un open day per le vaccinazioni. Sì, a tal proposito invito tutti quanti a approfittare di questa data per terminare, possiamo dire, perché oramai siamo veramente alle fasi conclusive della campagna vaccinale, per poter vaccinare le restanti persone che stanno decidendo in questo momento di vaccinarsi. Io invito tutti quanti a vaccinarsi. I giovani stanno rispondendo molto bene alla campagna vaccinale, devo dire anche i genitori di questi ragazzi che li stanno facendo vaccinare. Abbiamo una piccola fascia di età tra i 60 e i 75 anni che ancora ha qualche titubanza. Spero che nei prossimi giorni queste titubanze possano diminuire e avere più persone vaccinate. Prima di chiudere, possiamo dire quali sono le modalità di accesso a questo Open Day? La modalità di accesso per gli hub di Scafa e di Penne è il sistema Poste, la piattaforma di Poste, mentre per Montesilvano e Pescara mediante la piattaforma dei rispettivi comuni di Pescara e di Montesilvano. E comunque dalla prossima settimana potranno accedere anche presso l'hub di Pescara senza prenotazione dalle 11 alle 13 tutte le persone che vorranno vaccinarsi. Speriamo di superare l'80% sempre della popolazione vaccinabile, cioè l'80% della popolazione che ha più di 12 anni. Penso che questo obiettivo lo raggiungeremo, considerato che adesso siamo al 78%, quindi insomma altri 2-3 punti percentuali non penso che ci avremo problemi, e quindi avere, speriamo, quell'effetto gregge che tanti si auspicano. Carenza idrica in Abruzzo, dove l'acqua, considerando anche i tanti turisti in villeggiatura, non basta per tutti. A Sirvi il sindaco Andrea Scordella ha aperto il COC e ha richiesto l'intervento della Protezione Civile regionale. Abruzzo ancora corto d'acqua, i cambiamenti climatici causano siccità, inoltre gran parte della poca acqua a disposizione si perde lungo le vetuste reti di distribuzione, lasciando a secco i rubinetti. Secondo un rapporto Istat del 2018, in Abruzzo oltre la metà dell'acqua è sprecata, una media questa superiore a quella nazionale. A subire la carenza idrica sono in particolare i comuni della costa, dove in estate, con l'afflusso dei turisti, la popolazione cresce anche di 3 o 4 volte. A Silvi il sindaco Scordella ha aperto il centro operativo del comune e ha richiesto l'intervento della Protezione Civile regionale. Una grave difficoltà, soprattutto sul nostro territorio, perché Silvi ha toccato veramente un numero di turisti sul territorio importante, parliamo degli 80-100 mila presenze in questo momento, dunque l'acqua scarseggia. Abbiamo sollecitato sia l'ACA ma ieri anche la Protezione Civile regionale proprio per dare delle risposte importanti attraverso le autobotti che devono distribuire acqua sia agli utenti privati ma soprattutto anche ai tanti alberghi, alle tante attività di ristorazione che insistono sul territorio. L'ACA al momento ha disposto 2 serbatoi nel comune della Costa Teramana, dove chi ne avesse bisogno può rifornirsi di acqua potabile. Uno si trova al Palapiomba e uno nei pressi del Multipiano. In attività anche un'autobotte. Non è sufficiente, dice il primo cittadino, ma nei prossimi giorni dovrebbe arrivare almeno un altro mezzo. A Silvi la maggior parte dell'acqua, circa il 90%, è fornita dall'azienda consortile acquedottistica, che ha centellinato l'erogazione e ridotto la pressione. Il resto arriva dalla Ruzzoreti, che al momento ha chiuso i rubinetti, lasciando a secco la parte nord della città. Abbiamo avuto una buona notizia, sperando insomma che sia vera, che è quella del flusso da parte della Ruzzo, per un flusso di emergenza che dovrà aumentare nelle prossime ore. Con l'ausilio di esperti, il comune di Pescara ha effettuato delle ricognizioni all'interno della riserva annunziana andata in cenere lo scorso 1 agosto. Dopo un accurato studio, tanti gli alberi che verranno salvati. Massimo Robottini, esperto che collabora con il comune di Pescara, tenete sotto d'occhio la riserva d'Annunziana anche dopo l'incendio, la facevate già prima e purtroppo ci sono delle piante da abbattere.
Sì, purtroppo sì. Noi già dal 2 siamo entrati in campo per cercare di salvaguardare il salvabile, nel senso che tutte le piante che sono state ritenute che potessero avere una piccola, anche una piccola chance di vita, le abbiamo tenute in piedi. Le altre purtroppo che erano bruciate, avevano condizioni di stabilità precarie, abbiamo deciso di farle abbattere. Ecco, questo è un lavoro che comunque col Comune di Pescara inizia anche prima dell'incendio. Già eravate sul posto per tutelare queste piante? Sì, l'incarico è già da dicembre dell'anno scorso, noi tenevamo sotto controllo già tutta la pineta, avevamo già fatto 400 valutazioni, 400 monitoraggi sulle piante che purtroppo abbiamo dovuto riprogrammare, rifare e rimodulare. Anche a seguito dell'incendio, quante saranno le piante, il numero che andranno abbattute e quali quelle che potranno essere tenute in piedi? Diciamo che ad oggi siamo a circa 190 piante da abbattere, comprese quelle che già sono state fatte per il ripristino della viabilità, e circa 220-230 per la mitigazione del rischio, quindi potatura. Abbiamo dovuto abbattere alcune piante che non potevano essere salvate, ma il lavoro continua per cercare di salvarne il più possibile. Poi passeremo, ma da subito, alla fase del ragionamento sulla ricostruzione. Io a brevissimo convocherò degli esperti in materia per poter ragionare con loro e creare anche un gruppo di lavoro sul futuro della pineta, sulla ricostruzione della pineta, sulla rinascita della pineta, perché una cosa è certa: la nostra pineta dovrà rinascere ed eventualmente anche essere ampliata, perché questo è l'obiettivo dell'amministrazione, il mio personale e credo di tutti i cittadini di Pescara. Dal vostro punto di vista, quale sarà il futuro della riserva? Beh, questo non sta a me dirlo, sicuramente il corso è la natura che farà il suo corso e detterà le leggi delle piante che potranno poi sopravvivere. Lo scorso 4 agosto è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra la Direzione Regionale dei Musei e il Comune di Celano per la gestione del Castello Piccolomini. Alcuni spazi saranno a disposizione per delle manifestazioni dell'ente, che a sua volta si occuperà di una serie di lavori di manutenzione. Sindaco, torniamo a parlare del Castello di Celano. C'è un protocollo molto importante che è stato siglato lo scorso 4 agosto, 20 anni d'attesa, ma si è parlato già di un documento storico. Perché? Sicuramente è fondamentale per la nostra città, sotto tutti i punti di vista, non solo culturale ma anche economico. Con la nuova direttrice Margozzi siamo riusciti a trovare l'intesa e finalmente a siglare questo protocollo d'intesa, appunto, che consentirà da una parte alla sovrintendenza e da una parte al Comune di Celano di trarre i maggiori benefici. Come questo si tradurrà in benefici per la comunità di Celano? Consideriamo che questo è il museo più visitato d'Abruzzo ormai da oltre un quinquennio e potrà essere integrato attraverso ulteriori manifestazioni d'intesa tra la sovrintendenza, appunto, e l'amministrazione comunale, che renderà sempre più appetibile il nostro museo e quindi tutto ciò che circonda il museo stesso nel nostro centro storico. È sicuramente un protocollo importante perché non vale soltanto per quest'anno, ma è prorogabile per ulteriori 2 anni fino al 2023. Ci siamo ripromessi con la stessa sovrintendenza Margozzi e la direttrice Gertrude Di Matteo della possibilità di andare anche ulteriormente dopo il 2023. Questo permetterà di pianificare assolutamente una programmazione di livello con spettacoli assolutamente di spessore, come sta già avvenendo in quest'estate, richiamando sempre di più un alto numero di spettatori e quindi di turisti nella nostra città. A circa 10 giorni dalla riapertura dei nidi sono ancora circa 180 i bambini in lista per un posto negli asili nido della città di Pescara. Il coordinamento dei genitori e i gruppi consiliari di centro-sinistra del comune questa mattina sono tornati a chiedere risposte immediate.
È passato il Ferragosto, tra poco inizieranno le scuole, anche gli asili, e purtroppo tanti bambini dovranno aspettare, attendere una risposta dal comune per sapere se potranno accedere proprio a queste prime istruzioni infantili. Sì, in bilico ci sono 180 bambini, le cui famiglie non sanno se potranno avere garantito il loro diritto alla formazione, all'educazione. 180 famiglie che quindi non sanno quale sarà il loro futuro rispetto a questa questione. Non è negli ultimi anni mai successa una cosa del genere, e quando ero assessore in regione, già dal 2017 avevo, grazie a dei fondi nazionali ma anche regionali ma anche comunali, garantito l'abbattimento delle liste d'attesa su tutti gli asili comunali. Oggi questo non è più così, non è più una realtà, per cui ci sono in bilico 180 persone. Mancano 190.000 euro. Noi facemmo un emendamento durante la sessione del bilancio per garantire, per spostare questi 190.000 euro sui nidi, affinché appunto tutti i bambini pescaresi potessero andare al nido, ma la maggioranza bocciò questo emendamento dicendoci che avrebbero in qualche modo trovato i fondi, cosa che non hanno fatto. Quindi, come ha ben detto lei, fra un po' ricomincia la scuola, ma soprattutto anche le mamme e i papà ricominciano a lavorare, e i bambini non ancora sanno se potranno usufruire di questo servizio. La regione fa delle scelte, ha dato dei fondi ad altri e non ha messo i fondi sui nidi, quindi è una scelta politica quella di lasciare i bambini a casa. Purtroppo dal 27 luglio noi non abbiamo avuto alcuna risposta dal comune, abbiamo continuato a mandare email e attendiamo ancora la risposta, ma siamo ancora in lista d'attesa, ci sono 180 famiglie in questa situazione che hanno bisogno anche di una continuità didattica, poiché i bambini hanno iniziato l'anno scolastico l'anno scorso e ovviamente lo dovrebbero proseguire nella stessa struttura, ma senza la convenzione del progetto Il Nido Diritto dei Bambini non siamo in grado di assicurare loro questa continuità, in quanto le rette dei nidi privati a Pescara si collocano al secondo posto in Italia dopo Milano. Quindi sarebbe quasi impossibile mantenere i bambini a degli asili nidi privati? Esattamente, specialmente per le famiglie monoreddituali la spesa è inconcepibile, si arriva in alcune strutture private anche a tetti di 700 euro. Eventi adesso, al via una nuova edizione di Spoltore Ensemble. A causa del Covid i posti sono limitati, ma la manifestazione durerà 6 giorni. Ieri l'inaugurazione con l'attrice Laura Morante. Su il sipario, sulla 39esima edizione del Festival Spoltore Ensemble. La manifestazione, che si svolge in Largo San Giovanni, è stata spalmata su 6 giornate, così da consentire a più persone di assistere agli spettacoli. A causa Covid, infatti, la capienza è limitata. Ogni sera potrà esserci un massimo di 200 persone sedute distanziate. La kermesse è stata inaugurata ieri dall'attrice vincitrice del premio David di Donatello, Laura Morante, con lo spettacolo racconto Brividi immorali. Uno le colpe ce l'ha o non ce l'ha, e se ce l'ha lo riconosce e se le tiene. A che serve tutta questa manfrina? Ora, non voglio essere cattivo, però per me il senso di colpa ha una funzione sola, che a forza di essere sensibile e di soffrire, invece di compatire quello a cui hai fatto un torto, finisce che compatisci solo te stesso e che ti piangi addosso e basta. Sul palco poi anche la musica del Jazz Trio. La proposta della manifestazione presenta elementi innovativi che sono la preparazione del terreno per la 40esima edizione, ha commentato il sindaco Luciano Di Lorito. E adesso lo sport, il calcio di Serie C. Domenico Leone di Barletta sarà il direttore di gara del match di Coppa Italia tra Pescara e Olbia domani sera alle ore 20:45. Riaprirà i battenti lo stadio Adriatico Cornacchia a distanza di 100 giorni dall'ultimo impegno ufficiale, con un delfino ovviamente rivoluzionato nell'organico.
Conto alla rovescia per il debutto ufficiale stagionale del Pescara. C'è attesa per vedere all'opera il Delfino, nella gara nella quale riaprirà i battenti anche lo stadio Adriatico Cornacchia, che lo scorso 10 maggio ratificava la retrocessione del Delfino e la festa per la Serie A della Salernitana. A distanza di 100 giorni sarà il primo contatto col nuovo mondo della Serie C per il Pescara, con un organico rivoluzionato. Nel corso di queste settimane la dirigenza si è avvicinata a quel tanto paventato Repulisti, non ancora totale, ma restano altri 12 giorni per finire l'opera. Dell'organico dello scorso anno, dopo il mercato di gennaio, tra i rientri per fine prestito, giocatori ceduti e calciatori arrivati a scadenza di contratto, in 25 sono andati via. Tenendo fuori i ragazzi portati stabilmente in prima squadra dalla primavera, sin dall'inizio del ritiro, sono 8 i reduci: il portiere Radaelli, i difensori Drudi e Nzita, i centrocampisti Busellato, Memusciai e Valdifiori e l'attaccante Galano. Ci sono poi Bocic e Di Grazia, tornati dai prestiti. Il drappello dei superstiti potrà ancora scendere nei prossimi giorni. Sotto la lente di ingrandimento la posizione dei separati in casa, Busellato e Galano. Non è esclusa anche la partenza di Valdifiori, che separato in casa non è, resta ben integrato nel gruppo e darà il suo contributo in caso di permanenza. Nelle prossime ore sarà definita l'operazione che riporterà a Pescara Giuseppe Rizzo, della Triestina, già biancazzurro tra il 2013 e il 2014. Da Trieste rimbalza una voce che vuole il club alabardato interessato proprio a Busellato per sostituirlo, ma il centrocampista veneto vuole la Serie B e la meta giuliana non sembra per lui appetibile. Intanto, come detto, è tempo di calcio giocato e domani sera il Pescara sfiderà l'Olbia in gara secca. In palio il passaggio al secondo turno, dove sarà affrontata la vincente di Grosseto Campobasso. In caso di parità si disputeranno tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. Inserita nello stesso girone del Delfino, l'Olbia milita da 5 stagioni ininterrotte in C. Tra le sue fila l'ex attaccante biancazzurro Andrea Cocco, ma un fatto particolare è che sia pescarese il presidente Alessandro Marino, che ha anche giocato nelle giovanili del Pescara. La sua città, che ha lasciato a 18 anni prima di proseguire fuori gli studi e intraprendere un percorso che lo ha portato ad essere un manager molto vicino al presidente del Cagliari Giulini, che lo ha introdotto nel calcio, è stato anche nel CDA del Cagliari prima di prendere il timone dell'Olbia Calcio nel 2015. Una stretta sinergia quella tra Cagliari ed Olbia, tanto che il confermato tecnico Max Canzi ha guidato la primavera del club di Giulini e in prima squadra è stato vice di Walter Zenga. Tra i calciatori occhio anche all'attaccante italiano di origini nigeriane King Yudo, una meteora in casa Virtus Lanciano, quando nel 2016 19enne arrivò in prestito dalla Juventus. Mercato in casa Teramo, operazione chiusa ieri sera. Il Diavolo ha il suo nuovo centravanti, si tratta di Gabriele Bernardotto, classe 1997, in prestito dall'Avellino. Fumata bianca tra Erpini e Biancorossi, e in serata arriverà l'ufficialità dell'operazione con Guidi, che potrà contare su una punta di rilievo per la Lega Pro. Sarà Gabriele Bernardotto l'uomo chiamato a portare al Teramo i gol che serviranno per l'obiettivo stagionale del Diavolo. L'attaccante classe 1997 ieri sera è virtualmente diventato un nuovo calciatore biancorosso con la fumata bianca per l'operazione in prestito per una stagione. L'attaccante però prima rinnoverà il contratto in scadenza con l'Avellino nel 2022 per altri 2 anni e poi sarà libero di accasarsi in Abruzzo, dove lo aspetta Federico Guidi, che ha voluto fortemente il centravanti ex vibonese e che nella stagione passata in Irpinia ha messo insieme 34 presenze e 5 reti. Il pressing delle ultime ore del direttore sportivo Carlo Musa ha permesso di sbaragliare la concorrenza di Gubbio, che era decisamente in pole fino a una settimana fa, Paganese e Monterosi. Cresciuto nelle giovanili della Lupa Roma, Bernardotto si è fatto strada nei gironi H e G di Serie D con le maglie di Anzio prima e Trastevere poi. Ma girone G spesso vuol dire anche Sardegna, ed ecco che nella stagione 2018-2019 arriva la chiamata proprio dall'isola, precisamente Lanusei, dove raggiunge il livello più alto della sua carriera. 15 reti in 34 incontri giocati con Lanusei, che fino alla fine contende all'Avellino un posto tra i professionisti. I biancoverdi torneranno nella sua carriera, ma non subito, perché Bernardotto in Serie C ci va l'anno dopo, ma passando per la Calabria e dalla Vibonese, con cui sfiora stagione 19-20 i playoff ad un punto di distanza dall'Avellino, che a questo punto si convince e lo prende. L'estate scorsa
tanta concorrenza e forse la sua stagione più opaca da riscattare con i nuovi colori del Teramo molto presto. Ingaggio importante da circa 85.000 euro più bonus legati al rendimento assicurano un uomo di grande forza fisica e di impatto nell'area avversaria imprescindibile per una squadra, il Teramo, che proprio in quella zona di campo ha avuto le maggiori difficoltà nel campionato appena andato agli archivi. Adesso davanti, con Birligea che sarà la principale alternativa proprio a Bernardotto, mancano solo gli esterni mancini. Considerato che a destra, con Malotti arrivato ieri alla corte di Guidi per il primo allenamento, e con Cappa, la batteria sul fronte destro dovrebbe essere completa. Mancherebbero poi gli esterni di difesa ad alternare a Rillo e a Osmanovic prima dell'avvio anticipato di campionato, perché sono ufficiali anche gli orari delle prime tre giornate. Sabato 28 in serata a Chiavari l'esordio contro la Virtus Entella, poi due gare di domenica alle 17.30, la seconda col Siena domenica 5 settembre, la terza a Modena domenica 12. E a proposito di Teramo, il responsabile sanitario del club biancorosso Siriano Cordoni questa mattina ha fatto il punto sul ciclo di vaccinazioni all'interno del gruppo squadra biancorosso e ha espresso anche ottimismo rispetto al campionato che sta per cominciare a fine agosto. Questa prima fase, particolare attenzione è stata posta alla situazione vaccinale dei ragazzi, no? È chiaro che la pandemia si vince solo vaccinando, dando la possibilità ai nostri organismi di potersi difendere dai virus. Si è cominciata la verifica di tutte le vaccinazioni, chi non era vaccinato ha cominciato la vaccinazione, chi ne aveva completata una, aveva fatto una sola vaccinazione, ha completato il ciclo vaccinale. Siamo particolarmente orgogliosi che questa nostra mentalità è entrata nei ragazzi, quindi non abbiamo avuto nessun no covid, diciamo, no? Tutti quanti si sono voluti vaccinare, si stanno vaccinando, questo ci riempie di soddisfazione perché significa che il buon lavoro fatto lo scorso anno, la nostra fermezza nei comportamenti ci permette di poter guardare, speriamo, con serenità al futuro. Come invece è il protocollo per i giocatori che arrivano in corso d'opera per le vaccinazioni? Se hanno completato il ciclo vaccinale, hanno il cosiddetto Green Pass, il problema non si pone, altrimenti vengono sottoposti a tamponi nasali e si rientra nel programma dello scorso anno, no? Ogni 4 giorni c'è il tampone nasale. In questa maniera possono essere aggregati al gruppo. Ci mettiamo in contatto, sappiamo il vaccino che ha fatto, quando l'ha fatto, la data, se deve rifare un richiamo fa il tampone, se ha completato il ciclo vaccinale viene inserito direttamente in squadra. È chiaro che se non hanno completato, lo ribadisco, se non hanno completato il ciclo vaccinale c'è maggiore attenzione. Nel momento stesso che il vaccino è stato completato i problemi si riducono enormemente. Io sono molto ottimista, veramente molto ottimista. È chiaro che non dobbiamo abbassare la guardia, no? Lo sappiamo tutti, lo ripetono tutti i giorni i mass media. All'interno del nostro gruppo ovviamente il pericolo di contagio è ridotto veramente al minimo, anzi secondo me è azzerato completamente. Un minimo di rischio si potrebbe essere se i ragazzi frequentano ambienti ambienti chiusi dove ci possa essere il rischio di Covid, però sono molto ottimista, non mi voglio lasciare andare all'ottimismo più ampio, però io penso che quest'anno potremo assistere a un campionato dove la concentrazione rimarrà sul gesto atletico e meno sulle vicende che ruotano intorno al gesto atletico, come purtroppo è stato lo scorso anno, dove un campionato è stato drammaticamente gestito, falsato o cambiato in funzione delle infezioni da Covid. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 19, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.